Siamo venuti qui nel Borgo Vecchio perché probabilmente avete sentito spesso e volentieri che ci sono persone purtroppo anziane che abitano nel borgo, un borgo che d'inverno è molto disabitato. Ecco, queste persone spesso e volentieri sono vittime di raggiri, di truffe messe in atto da persone che si avvicinano con bei modi, con modi gentili, suonano alla porta. Le persone ignare, diciamo, dovrebbero stare anche un po' attente, aprono senza guardare chi è. Poi, una volta che queste persone sono entrate in casa, diciamo, fanno qualcosa che non è certo bello, cioè o rubano preziosi ore mentre distraggono la persona, o fanno altre cose. Quindi è successo già parecchie volte, è successo anche di recente, potrebbe succedere anche di nuovo, perché appunto soprattutto le persone anziane oggi tendono sempre a fidarsi di tutto, ma oggi purtroppo il mondo è cambiato e non è più. Allora, queste persone che studiano queste cose sanno dove colpire, come colpire e con che intenzione farlo, perché capiscono anche il momento dell'anziano, la persona che stando solo in casa sente suonare il campanello, magari convinto che sia un familiare, non ha quell'accortezza di andare su un balcone, magari che dà sulla porta d'ingresso, e accertarsi che la persona che ha suonato sia un conoscente o un po' familiare. E allora purtroppo apre senza appunto vedere chi è, e poi una volta che ha aperto la porta e le persone, i malintenzionati, sono entrati, purtroppo lì poi diventa un problema sventare qualsiasi tentativo di furto, di truffa che sta per essere messo in atto. Ripeto, è successo già parecchie volte qui nel borgo. E quindi noi, anche con i nostri articoli, noi come colleghi cerchiamo sempre di far stare attenti a queste persone su queste situazioni, però purtroppo continuiamo a vedere che succedono e succedono anche di frequente. Quindi noi vorremmo così, anche se il borgo, come vedete, quanto disabitato, si vede pochissimo movimento di persone. Siamo in un orario ora che sono le 11:50 di questo mercoledì 30 ottobre, e quindi noi facciamo questo giro per vedere un po' se riusciamo così anche a chiedere a certe persone che ci abitano se appunto loro temperano certe accortezze. Vediamo, vedete tutte case chiuse che si animano d'estate soprattutto, e dei portoni blindati, portoni chiusi. Raramente vediamo noi vogliamo provare a suonare. Vedere un po' se ci aprono, così senza Ecco, la signora è stata molto accorta. Stiamo facendo un'inchiesta al Paese Vecchio per vedere, ecco, lei adesso si è comportata come noi speravamo facesse. Abbiamo fatto la prova per vedere, perché noi vogliamo tenere sempre a bada i nostri lettori. Allora, lei ha aperto il portone, ha guardato chi è. Se non mi conosceva, lei non mi apriva. Ecco, perfetto. Ecco, Dopo perfetto. essere stata Vabbè, diciamo, due c'è. volte, un paio di Ecco, volte. vabbè, la lezione, diciamo, è servita probabilmente, anche se era meglio se non fosse successo. Però, ecco, questa cosa, noi abbiamo voluto fare questa prova,
proprio perché, per vedere se le persone hanno queste accortezze che quando, per esempio, suonano alla porta, specialmente se si ha un balcone come nel Borgo Vecchio sul portone, la cosa più bella da fare è accertarsi chi è. Lei adesso mi conosce e mi avrebbe anche aperto sotto questo punto. Se Però vuole. se, la ringrazio, è come se avesse accettato, però volevo dire, se era una persona che lei non sapeva, io le potevo dire qualsiasi cosa, lei non... Lo sai cosa ho detto? Questa è l'ora che rompono. Ah, ecco, noi siamo venuti apposta proprio in questo momento perché sappiamo che anche di ora. Sappiamo più o Ecco. meno, sì. Allora, signora, lei deve fare sempre così. Ogni volta che suona, anche se sa che potrebbe essere il suo familiare, lei deve fare come ha fatto adesso in questo momento: affacciarsi al balcone, accertarsi chi è la persona che ha suonato. Una volta che ha accertato, deciderà lei. Un messaggio a tutti quanti, Ecco. specialmente a noi anziani. Ecco. È importante questo messaggio che dà la signora Lucia, perché la signora si chiama Lucia. Anche e soprattutto agli altri suoi coetanei, che sono qui nel borgo, un borgo che avete visto è molto, diciamo, spopolato d'inverno, e quindi è una facile preda di queste persone che vanno in cerca di queste situazioni per poter truffare le persone più deboli, più anziane. Ecco, fate sempre come ha fatto la signora Lucia in questo momento, che ha suonato alla porta. Suonando alla porta, non ha aperto subito il portone, ma ha fatto la cosa giusta, prendendo sul balcone, ha guardato, si è sincerato e ha visto che questa cosa era una persona che conosceva, cioè in questo caso ero io, ma se erano altre persone, sicuramente gli avrebbe detto che non posso aprire, non apro nessuno. E questa è stata una bellissima, una lezione che deve essere fatta da tutti, perché oggi... Sì, ci hanno provato anche un'altra volta dicendomi che mio figlio aveva fatto Certo, un indubbiamente, ma acquisto, loro le ma usano non solo a tutte. me, queste Loro... sono le tattiche che usano. Perfetto. Signora Lucia, noi la ringraziamo per questa bella cosa che ci ha fatto adesso in questo Quando momento. vuole venire a E prendere un la caffè, ringrazio, sarà è fatto. sempre Ma benvenuto. lei si comporti sempre così, mi raccomando. Grazie, Grazie grazie. Ciao, Michi, ciao. Ciao, zia. Ciao.